Ciao a tutti, sono Luigi Schifano. Qualcuno di voi probabilmente saprà già di che cosa mi occupo, qualcun altro sicuramente no. Sono un cantante lirico, un controtenore. Perché mi trovo qui oggi e perché faccio questo video? Come sappiamo, stiamo tutti attraversando un momento particolarmente difficile a causa della pandemia da coronavirus, che ci ha costretti tutti, chi più, chi meno, in diverse modalità, lontani dalle nostre attività lavorative e costretti a casa. Nel mio caso, quindi, lontano dal palcoscenico, dal teatro, non lontano dalla musica e dallo studio, perché si studia sempre. E in questi giorni di permanenza a casa mi sono chiesto, cosa posso fare con la mia attività per fare in modo che la mia attività sia utile anche in questo momento in cui non posso esibirmi in pubblico. E allora ho pensato, perché non fare dei video in cui mi rivolgo a giovani studenti di canto lirico, in particolare controtenori, raccontando la mia esperienza da studente, cioè quali problematiche da studente, quale percorso ho dovuto seguire, soprattutto le problematiche relative alla vocalità del controtenore. Mi sono detto, magari può essere utile, perché spesso da studente ho pensato tantissime volte a quanto vorrei rivolgere mille domande riguardo questo problema, quest'altro, a un cantante che magari è un passo più avanti di me e magari si sta già cantando. Quindi ho detto, perché non condividere proprio la mia esperienza da studente, le mie problematiche, come le ho digerite, cosa ho affrontato, che percorsi di studio ho seguito, e raccontarle agli studenti. Non farò delle video lezioni tecniche, cosa a cui non credo, cioè non credo molto alla validità di fare lezioni tecniche in un video. Purtroppo lo studio del canto lirico e la costruzione della vocalità sono così particolari, così diversi da soggetto a soggetto, bisogna considerare tantissime variabili, è necessaria e indispensabile la presenza. Dare consigli tecnici generici, secondo me, lascia un po' il tempo che trova. Quindi cosa farò? Non farò lezioni tecniche, ma parlerò delle difficoltà che io come studente ho vissuto, che saranno state sicuramente le mie particolari, ma alcune delle quali credo che siano molto comuni alla maggior parte dei controtenori. Quindi farò dei piccoli video, non molto lunghi, trattando un argomento alla volta. Oggi volevo solo presentarvi, farvi la presentazione di questo, chiamiamolo, mini progetto, le problematiche del controtenore. E di che cosa vorrò parlare? Parlerò, per esempio, della problematica della zona grave della vocalità del controtenore. Io mi ci sono scontrato tantissimo, so per esperienza che tanti colleghi ci si sono scontrati, so che tanti studenti si scontrano con la problematica della zona grave. Sappiamo che la zona grave per il controtenore è un punto un po' di debolezza per quanto riguarda la qualità del timbro, il volume, la proiezione. E la buona notizia è che si può lavorare su questa zona grave e si possono avere grandissimi margini di miglioramento. Cosa serve? Serve l'impegno, serve capire alcune cose. Quindi, più che darvi dei consigli specifici, perché ripeto, siamo tutti diversi, anche se ci accomuna un po' questa prima problematica della zona grave, ognuno di noi l'affronterà in maniera diversa e ognuno di noi avrà una particolarità diversa. Quindi vi racconterò quello che ho fatto io per risolvere la mia zona grave. Poi mi viene in mente la questione del volume, della proiezione, cioè quanto la vocalità del controtenore riesce a passare da una grande sala di un grande teatro. E che cosa ho potuto fare io, che cosa mi hanno consigliato i miei insegnanti, come ho potuto risolvere questo problema. Penso alle problematiche della qualità del timbro del controtenore. Si richiede al controtenore una vocalità rotonda, piena. È chiaro che il timbro è qualcosa di naturale, è qualcosa di innato. Però seguendo una giusta strada di studio si può cercare di trarre il massimo delle caratteristiche positive dal timbro che ognuno di noi ha già di natura. Parlerò dei passaggi di registro, questo è un altro tema super scottante per i controtenori. I passaggi di registro in acuto e i passaggi di registro soprattutto nel grave, quello che poi viene chiamata la voce di petto, qualcuno la chiama la voce virile. Utilizzare quel passaggio che nelle vocalità femminili del contralto del mezzo soprano è un passaggio molto meno evidente, a livello acustico non è così evidente quanto nei controtenori, e quindi anche quella è una problematica. E poi affronterò tecniche relative al repertorio. Attenzione, non parlerò mai di repertorio, non entrerò in questo tema, ma per esempio mi sto riferendo, non so, per esempio alla voce fissa.
che è un mezzo espressivo che nel barocco viene utilizzato tantissimo, è necessario saperla fare, ma forse fisiologicamente non è uno degli atteggiamenti più salutari per la voce. Quindi anche quello può diventare una problematica, perché dobbiamo saperlo fare, ma dobbiamo saperlo fare senza far del male al nostro organo. Quindi farò dei piccoli appuntamenti e in ogni video parlerò di una problematica, saranno corti. Probabilmente inizierò proprio a parlare della zona grave per il controtenore, questo piccolo enigma. Come io ho cercato di lavorare sulla zona grave, come ho cercato di rinforzarla, come ho cercato di renderla omogenea, e vi porterò la mia esperienza. Sono abbastanza sicuro che queste problematiche che vi ho annunciato ed elencato sono molto comuni nei controtenori. Sono problematiche di cui ho sempre sentito parlare dai colleghi, da giovani studenti che ho incontrato, quindi a grandi linee sono sicuro al 90% che tutti i controtenori che mi stanno ascoltando in questo momento si ritrovano in queste problematiche. Vi invito poi anche nei commenti, se voi voleste scrivermi anche qualche domanda o parlarmi di qualche altra problematica che non ho nominato oggi, sarebbe uno spunto per me. Non è detto che io abbia la soluzione, però magari è qualche cosa che ho vissuto sulla mia pelle e posso aiutarvi raccontandovi come ho cercato di risolverla. Bene, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, un pollice in su, scrivete nei commenti vi prego quali possono essere altri spunti di riflessione su problematiche relative a questa vocalità. Quindi direi sicuramente che nel prossimo video parlerò della zona grave della vocalità del controtenore e poi seguirò un po' gli altri argomenti di cui vi ho parlato, passaggi di registro, volume, timbro, e poi darò un'occhiata a quello che avete scritto nei commenti e cercherò, se posso, di rispondere anche a quelle problematiche. Ci vediamo fra qualche giorno con il primissimo video della problematiche del controtenore. Ciao e state a casa. Ciao.